Come mi sono spesso ripromesso, vi voglio raccontare la storia di un messo che presso un ente aveva finalmente un posto fisso. Ma quando un giorno il direttore gli ha trasmesso la nota con cui lo aveva immesso in permesso e poi rimosso per aver commesso il furto di un dismesso cappello da commesso, resta scosso, un grido soffocato ha emesso ed è scoppiato in un pianto sommesso. Pur essendo innocente, lui lo ha ammesso e di non farlo più ha promesso al direttore che s'era intromesso e per di più aveva premesso che un fatto così era già successo. Ma il malvagio direttore aveva omesso che non si trattava dello stesso messo, né di un cappello, ma di un ombrello smesso. Niente da fare, non gli hanno permesso di essere riammesso. Allora si ammalò. Restò malmesso, come chiunque avrebbe scommesso, fu messo in manicomio e poi dimesso, ma non si è più rimesso. È così che può finire compromesso per un cappello il cervello di un messo. Non è facile fare il consulente né cercare lavoro come tale, perché ti capita sempre un dirigente che vuole dimostrarti quanto vale. Perciò non devi mai forzare la mano, mai apparire bravo ad ogni costo. Devi essere attento e andarci piano, se no lui teme che gli freghi il posto. Comunque arriva il giorno stabilito, scegli il pullover grigio, quello aperto, camicia chiara, sotto un bel vestito, passo spedito, come un uomo esperto. Senza sembrare troppo intelligente, alle domande rispondi con stile, parlando molto, senza dire niente, con sguardo vispo. Da pesce in barile. Non conviene apparire troppo astuto, né troppo ingenuo, però, perché altrimenti può pensare che sei uno sprovveduto e non hai polso con i dipendenti. Impulsivo ma con grande prudenza, impacciato ma con aria sicura, titubante con qualche iattanza, ma non troppa da mettergli paura. Alla fine. Al momento del commiato ti dice che vedrà che occorre valutare. A te che sei già stanco e scoglionato e non hai ancora iniziato a lavorare. Lavoro in nero perché il nero sfina e l'aspetto in un medico è essenziale. Dirigo il reparto medicina di un pubblico ospedale regionale. Curo i malati anche privatamente, ma per le visite non emetto fattura. L'importante è dare ad un paziente non una ricevuta, ma una cura. Tutto questo continuo andirivieni da una visita all'altra, senza sosta, certo rende tutti i miei giorni pieni e non è molto il tempo che mi resta per la famiglia, la casa, la lettura e perché no? Qualche innocente gioco, diciamo, qualche piccola avventura. Per questo in ospedale ci sto poco. Ho una moglie che è una vera risorsa. Lei firma carte e non capisce niente di alcune società quotate in borsa di cui l'ho nominata presidente. Ho anche un figlio che però al momento è all'estero perché deve studiare. Sono riuscito a mandarlo in un convento dove c'è un campus paramilitare. Ho preso domicilio alle Maldive, o meglio una fiscale residenza, per non restare sempre sul chi vive col pensiero che arrivi la finanza. Eh sì, talvolta ci si sente soli in questa società senza decoro, che mette tanti lacci e lacciuoli a uno che fa solo il suo lavoro. Quando ci penso io sto quasi male, mentre disteso sotto l'ombrellone leggo tante sciagure sul giornale, tanta miseria e tanta confusione, e poi mi sento un po' in colpa ed anche ingrato, quando al tramonto il sole si inabissa, perché mi sono ad un tratto ricordato che è domenica e non sono andato a messa. Cuor di mimosa in un corpaccio d'atleta,
Non sono un'accoppiata positiva. Non serve avere un'anima irrequieta per superare una gara sportiva. L'allenatore con la faccia dura dice di non disperdere energie con la politica, le donne o la cultura, la fame nel mondo ed altre fantasie. Così ogni giorno seguito a scagliare il mio strumento con assiduo zelo, ad allenarmi fino a superare il mio limite, fosse anche per un pelo. Perché va detto che sono un lanciatore, perciò col disco io mi alleno spesso, lancio con tutto quanto il mio vigore, vorticando veloce su me stesso. Poi d'improvviso arresto questo giro e lascio il disco perché spicchi il volo. Lo seguo con lo sguardo ed un sospiro mentre lui vola ed io rimango al suolo. Ogni tanto io lancio anche il martello, mesi e mesi per guadagnare un metro. E a volte penso che sarebbe bello non mollare l'attrezzo e andargli dietro. Come faccio a capire se sono ancora vivo? Correre a piedi no, fa male alla salute. Innamorarsi è troppo impegnativo, semmai contare le occasioni perdute. Leggere Proust mi pare tempo perso. Mettere a frutto Marx o il Capitale. Cambiare occhiali per essere diverso, cambiare faccia per diventare uguale. Andare in India, comprare case, aspettare l'estate. E nell'attesa stare in campagna e coltivare rose, iscriversi a un partito o ad una chiesa e tatuarsi il Papa sul braccio. Dimmi qualcosa, fammi un cenno almeno, avanti, dimmi un po' io come faccio. Dimmelo tu che accanto a me sul treno leggi il giornale con il volto assorto, tu che respiri eppure sei già morto. È un luogo solitario la scrittura. Scrivi quando ti senti un po' depresso o magari sei allegro, ma è lo stesso perché scrivere è un tarlo e ti tortura. Scrivi che non ci sono più emozioni, non c'è più dignità, non c'è allegria, non c'è curiosità, non c'è ironia e non ci sono più mezze stagioni. Ma non trovi nessuno che ti ascolta in questa società che tu deplori e non trovi più neppure i pomodori rossi e succosi come erano una volta. Così alla fine cerchi un editore, almeno uno, impegnato e diverso, che lotti per cambiare l'universo o almeno cambi in soldi il tuo dolore. Andare a un tavolo cercando di trattare o cercare un tavolo andando in trattoria. Difficile decidere che fare se i target non sono in sinergia. Farsi carico oppure farsi e basta con il silenzio assenzio obbligatorio. Cercare casa con quello che costa restare organici al proprio territorio. Vivere spesso in terza, se uno è scaltro, perché in prima persona fa più male, e sulla propria pelle e non di un altro subire necessariamente il funerale. Deragliano i trend sui binari, precipitano i lemming gorghi bui dalle scarpate dei vocabolari o dalle scarpe nella misura in cui... Non sono pietre le parole affatto, ma solo fiato e fumo inconsistente. E appena detto t'accorgi d'un tratto che pure questo non vuol dire niente. Meglio allora giocarci come a scacchi, saltando con la mossa del cavallo, rimbalzando con l'eco negli orecchi da una parola all'altra come un ballo, al suono grave, acuto, fioco o intenso, ma rigorosamente senza senso.